Ciao Massimo, benvenuto Ciao, con noi a Vita in ciao Diretta. Rosella, Guarda, ciao. ne approfitto proprio con te per dire grazie a tutte queste persone che stanno lavorando e operando in questi giorni, ma grazie anche a tutti voi che ascoltate i nostri appelli perché c'è una comunicazione di Borrelli, grande solidarietà degli italiani, raccolti oltre 25 milioni di euro per i progetti appunto, che porta avanti la protezione civile. Vi ricordo che c'è questo numero di telefono, scusatemi, l'IBAN in alto a sinistra sul vostro schermo che potete appuntare, a quale potete fare una piccolissima donazione. Grazie perché veramente la cifra è una cifra altissima. Allora, caro Massimo, questo è un momento di grande emergenza in cui però viene fuori un cuore gigantesco degli italiani. La storia ce l'ha insegnato perché in parte non dico che mi dispiace, qualche volta mi fa rabbia perché dico questo grande cuore e questa grande solidarietà bisognerebbe tirarla fuori sempre. Però per fortuna nei momenti di bisogno siamo capaci di offrire il meglio, dalle situazioni drammatiche fino alle partite di calcio, se la storia può essere messa insieme da questo tipo di modo di carattere che noi tiriamo fuori. Oggi quello che mi sento di dire è che questa umanità aveva bisogno di essere tirata fuori perché mi sembrava che fosse un po' di tempo che il sentimento dominante all'interno del nostro paese fosse una sorta di rabbia e di odio e di insoddisfazione generale. Purtroppo avviene attraverso una malattia, però è una prova che stiamo affrontando dando il meglio di noi stessi. Vogliamo dire anche una cosa, Massimo, secondo me è anche più raccontato oggi, perché in realtà questo bene c'è nel nostro paese sempre, Certo. però forse in tante situazioni diverse lo raccontiamo un po' meno, no? Oggi abbiamo bisogno di speranza, abbiamo bisogno di mettere in evidenza tutta quell'Italia bella che c'è quotidianamente, che però insomma raccontiamo sempre troppo poco. E anche Ma questo. questo noi dobbiamo sempre cogliere l'occasione perché ci troviamo in uno stato di costrizione che è anche il nostro contributo in qualche Certo. maniera alla situazione generale. E mettere in evidenza quello che stanno facendo veramente questi angeli, non voglio essere retorico, però insomma chi sta in prima linea, medici, paramedici, polizia, appunto tassisti, trasportatori, cioè chiunque ci permette ancora di sopravvivere, di vivere, deve avere in questo momento il massimo del nostro appoggio, della nostra stima. E la testimonianza sta proprio nel questo, cioè noi Certo. siamo qui a casa, dobbiamo rimanere a casa per continuare A fare la a nostra fare il nostro parte, a dovere, fare la nostra parte. Senti, a fare la nostra parte. ti domando una cosa, sembra che non c'entri niente, ma in realtà c'entra qualcosa. Che studente sei stato tu? Uno studente difficile, In uno che studente un po' senso? difficile. Perché era anche un momento bellissimo e difficile della nostra scuola, della nostra società. C'era la contestazione e io non ho voluto perdermi l'occasione come E tu quella, quindi contestavi, diciamo, giustamente in un periodo di contestazione tu contestavo. contestavi. No, sai perché te lo chiedo? Perché insomma, lo sappiamo, no? Migliaia di ragazzi e ragazze in questi giorni non vanno a scuola perché le scuole sono chiuse, si moltiplicano naturalmente le lezioni online, ma non solo, ci sono 300 ragazzi di un liceo di Pesaro che oltre alla normale didattica fanno perfino le prove di un musical. Guarda che cosa si sono inventati. Non è stata una decisione Sospendere semplice. le attività di servizio servizio pubblico essenziale, seppur a abbiamo distanza, ritenuto di disporre venga la sospensione delle attività come ha riassunto a l'amministrazione. tutti i nostri studenti. Eravamo invitati a ricevimenti in tutta la città. Non ce n'è bisogno. Gli immobili sono un pessimo investimento. E poi noi stiamo. Buongiorno ragazzi, ci siete? Siete pronti per questa prova? Che sta procedendo, adesso tu metti o registra anche la parte di percussione che poi dopo la sovrapponiamo. Quindi prof dobbiamo tagliare dalla metà verso il tappo più o meno.
insomma, la parola d'ordine è energia, bellissimo, ottimismo e la voglia di guardare avanti, naturalmente. Beh, viva Dio. Ma questa è una scuola che noi però non avevamo così. Adesso altrimenti non avresti contestato. Senti, Massimo... La musica la facevamo fuori della scuola. Ti porto invece a conoscere adesso una ragazza, possiamo vedere la foto, una ragazza italiana che si chiama Chiara, lavora da tanti anni in Francia, ora è ricoverata in ospedale a Parigi, è risultata positiva al coronavirus, per tanti giorni ha avuto la febbre molto alta. Noi ci colleghiamo subito con la mamma, che è Francesca Romana Perrotta, che abita proprio qui vicino Roma. Allora, intanto, benvenuta signora, ci dice come sta sua figlia? Buonasera, purtroppo ancora non sta benissimo, ha ancora la febbre che va su continuamente, quindi viene trattata con il paracetamolo e oggi finalmente dopo 5 giorni di ricovero è riuscita a farsi fare una TAC, perché ci sono stati anche dei problemi all'interno dell'ospedale. Ecco, è stata un po' un'odissea, ci vuole raccontare, sì. Ecco, grazie a chi finalmente direi... è stata ricoverata? Sì, è stata veramente un'odissea, perché mia figlia il giovedì 12 marzo ha avuto praticamente un primo malessere, ha cominciato ad avere la febbre, è tornata a casa dal lavoro prima e aveva questa brutta tosse, aveva anche difficoltà respiratorie, aveva la febbre alta, il mal di testa ed era giovedì. Quindi da giovedì a venerdì ha pensato che fosse una banale influenza. In realtà si è resa conto poi il giorno dopo che questa febbre era persistente, lei stava sempre peggio, respirava sempre peggio e quindi ha pensato di rivolgersi al servizio sanitario francese, l'emergenza, il numero dell'emergenza che è il 15, e per 3 giorni ha cercato di avere un medico in casa che andasse a visitarla e in realtà i medici, dopo una banale direi diagnosi telefonica, le rispondevano quotidianamente che non era nulla di grave e che i sintomi non riportavano al coronavirus in pratica. E quindi lei che cosa ha fatto? E quindi lunedì lei con la febbre a 40 è andata dal suo medico di base, previo appuntamento, perché era necessario avere l'appuntamento, quindi alle 14 si è recata dal medico di base che le ha fatto fare una radiografia e da lì le ha detto che aveva una polmonite bilaterale, per cui... Ma lei aveva bisogno di essere ricoverata? Sì, necessitava di ricovero, per cui mia figlia in taxi è andata in ospedale, in questo ospedale, il Foch, e è rimasta lì un paio di ore in una stanza su una barella in attesa che decidessero se ricoverarla oppure no. A quel punto io mi sono ovviamente allarmata e ho contattato l'unità di crisi della Farnesina. Mi hanno messo in contatto col consolato italiano a Parigi e lì ho avuto la fortuna anche di incontrare telefonicamente una persona meravigliosa, la signora Peretti, che si è interessata immediatamente della questione, ha contattato l'ospedale, per cui l'ospedale ha capito che c'era anche il consolato, insomma, che si stava interessando di mia figlia e l'ha ricoverata immediatamente. E quindi lei adesso è ricoverata e naturalmente, insomma, ci vorranno ancora un po' di giorni. Io tanto, sì, signora, ci ricontatteremo anche nei prossimi giorni per seguire diciamo il decorso appunto della malattia di sua figlia. Intanto la abbracci forte da parte nostra. Io vorrei andare un momento da Massimo proprio in chiusura, perché anche tu hai avuto un po' un problema, Massimo, con tua figlia, no? Che è tornata dall'Inghilterra e adesso è in isolamento a casa, praticamente. È in isolamento qui a casa, peraltro era stata brava, nel senso che aveva già fatto un auto-isolamento a Londra. Questo ti parlo almeno 10 giorni prima che si lanciasse l'allarme. Ecco, la vedo inquadrata. La vedo, guarda, creiamo questo collegamento insieme, che bello. Praticamente nella stessa casa, ma in 2 camere separati. Quando finisce la quarantena, Massimo? Esatto. Dovrebbe finire ancora la prossima settimana. Allora, magari ci ricolleghiamo la prossima settimana per rivedervi insieme, va bene? Adesso devo dare la parola alla pubblicità. Sì. A dire, perché
è stata bellissima. Un gruppo di medici italiani che vivono a Londra, Margherita può confermare, hanno mandato una mail a tutte le ragazze, agli studenti, le studentesse comunque residenti a Londra, per offrirsi come appoggio, diciamo, medico, visto che purtroppo c'era stata poca attenzione da parte degli inglesi. Quindi anche a loro va una nota di merito, perché in questo momento lo stanno facendo, aiutando i ragazzi e le ragazze italiani che vivono a Londra o comunque in Inghilterra. Grazie Massimo, grazie, grazie anche alla nostra Margherita. Ci vediamo la prossima settimana, abbracciati. Diamo una...